Corrispondente da Parigi, inviato di guerra, rapito e poi liberato due volte in Libia dopo due giorni nel 2011, in Siria dopo cinque mesi nel 2013. La vita di Domenico Quirico, scrittore e caposervizio esteri della Stampa di Torino, è sempre stata un'odissea. Se Ulisse è simbolo quasi assoluto della sfida umana più coraggiosa al mare, anche Quirico ha oltrepassato più volte le colonne d'Ercole, riuscendo sempre a tornare nella sua Itaca. Una storia che il giornalista e scrittore, ospite del Libro della Vita, ha raccontato nell'auditorium di Piazza della Resistenza a Scandicci. L'Odissea è il libro che contiene tutti i libri, nel senso che tutto è già lì, non abbiamo forse fatto altro che continuare a riscriverlo, adattandolo al passare dei tempi della storia, ma tutte le sensazioni, i moti dell'animo, le paure, le angosce, le speranze di uno che viaggia sono già raccontati da Ulisse, dalla sua storia. Ecco appunto, lei è un viaggiatore, è stato un inviato di guerra, oggi nel mondo quante odissee ci sono? Bah, guardi, la più grande odissea che stiamo vivendo è quella della migrazione. Sono centinaia di migliaia, milioni di Ulissi che cercano la loro Itaca e non sanno forse neanche come si chiama. Ulisse tornava a casa, questa gente non tornerà più a casa perché ha bisogno di un altro mondo, di un'altra isola, di un altro luogo in cui approdare. L'Odissea è il libro di oggi, lo legge tutti i giorni sui giornali.